Sono Vincenzo, sono stato fino a ieri presidente del Comitato Nazionale e lascio a Francesco, nuovo presidente, un'associazione ricca, un'associazione di giovani che abbiamo vissuto una situazione un po' particolare negli ultimi 2 anni. Siamo riusciti a traghettare questa associazione con un po' di difficoltà ma con tanta speranza e tanta gioia. Ora è il momento di ripartire dai ragazzi, di mettere al centro delle nostre attenzioni e di quelle che sono le emozioni del Consiglio Generale che ci danno mandato al Comitato Nazionale di operare l'attenzione educativa dei nostri ragazzi. Oggi abbiamo un compito particolare e quello io mi sento, ecco, il nostro compito è un compito delicato, cioè quello di guidare e governare l'associazione, ma come dicevo anche prima, non da soli. Noi lavoriamo in un comitato e io mi auguro, ecco, che tu possa governare questo comitato per il bene dell'associazione, che è sempre stata al centro delle nostre attenzioni, e di mettere un noi. Il noi è sempre importante. E poi i percorsi tracciati che questo Consiglio Generale ha tracciato per il futuro sono importanti per tutti noi e c'è una bella responsabilità. Non da ultimo si è sentito la rotta nazionale delle comunità capi. Quindi bocca al lupo e buon lavoro, Francesco. Grazie Vincenzo, io sono Francesco, sarò presidente da dopodomani, quindi abbiamo ancora 48 ore di, tra virgolette, pace. E raccolgo il testimone di un'associazione che va oltre le persone, che va oltre noi, che siamo pro tempore rispetto a questo incarico, però nella bellezza della presenza dei ragazzi e dei capi, ma soprattutto nella bellezza di un'associazione che è parte radicata nella nostra società. La bellezza della GESCE è che noi ci siamo presenti, siamo riconoscibili, siamo dei testimoni di speranza, come si diceva un tempo, delle sentinelle di positività. Forse riapproparsi di questa missione significa portare ogni giorno costantemente la luce della speranza sia nella società ma anche in quelli che sono i mondi dove noi andiamo ad operare. La route delle comunità capi è sicuramente una visione, è sicuramente un orizzonte, ma noi abbiamo bisogno ogni giorno, come ha fatto Vincenzo e come ha fatto il comitato negli anni passati, di prendere una visione, una profezia e portarla nel mondo del domani. Un po' una missione grande, ambiziosa, che però fa parte di tutta la GESCE, non solo di noi che siamo i presidenti del comitato. Buona strada, Francesco. Buona strada.